Professoressa Guerriero, un ricordo di Matteo, che ragazzo era? Matteo era un ragazzo sincero, onesto, bello, spiritualmente bello. Nel senso, una persona buona, un uomo buono, uno di quelli che ce ne sono pochi. E poi amava molto la vita, era scanzonato. Infatti l'immagine più bella di Matteo è il suo sorriso, perché lo identificava, era amato da tutti, quindi sapeva costruire relazioni, perché sapeva entrare in empatia con tutti, non giudicava nessuno, era disponibile, quindi un ragazzo d'oro, hanno ragione, lui si definiva un ragazzo d'oro nel vero senso del termine. E penso che abbia lasciato una grande eredità, e l'eredità la dimostra la partecipazione dei ragazzi oggi qui. Per cui un messaggio emozionante, ha parlato di una lezione. È una lezione, sì, è una lezione, perché noi spesso dimentichiamo che la scuola innanzitutto è una comunità dove si condivide. Per i ragazzi è una seconda famiglia, e noi dovremmo essere gratificati del fatto che hanno richiesto la nostra presenza oggi, perché significa che hanno identificato nella scuola un luogo di riferimento, un luogo che li può accogliere, ospitare e ascoltare, perché un'altra dote di Matteo era l'ascolto. E penso che sia la cosa più bella. Oggi ci ha fatto un regalo bellissimo, perché ci ha dato l'occasione per stare insieme, perché poi sa, la condivisione del dolore lo rende meno pesante, forte sempre, però meno pesante. È un abbraccio caloroso anche ai genitori. È un abbraccio caloroso alla famiglia di Matteo, in special modo alla madre, che io ho conosciuto in questi anni, che è una donna di una sensibilità e di una bontà veramente eccezionali. Io spero che trovino il coraggio di andare avanti, e so che il tempo li aiuterà. E basta, è questo.